Non ci sono solo Vincenzo De Luca, Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino nella corsa per la presidenza di Palazzo Santa Lucia. Meno clamore mediatico per i due candidati presidente del progetto politico Terra, che racchiude varie anime della sinistra che hanno rinunciato al proprio simbolo di partito per confluire in un unico soggetto. Consigliere comunale a Marano Stefania Fanelli, avvocato patrocinante in Cassazione invece Luca Saltalamacchia. Sono loro i due co-candidati alla presidenza della Regione Campania per le elezioni del 20 e 21 settembre. Rimettere al centro dell'azione politica della nuova regione le tematiche ambientaliste ed ecologiste, l'obiettivo di Terra. Ma gli altri candidati, cioè voglio dire, di chi parliamo? Di due candidati in modo particolare che hanno devastato questa regione, perché il presidente De Luca non ha fatto altro che insomma portare avanti quelle che sono le politiche di Caldoro, in modo particolare sulla gestione dei rifiuti. Ad esempio il piano dei rifiuti, ivi compresi il patto della terra dei fuochi, è miseramente fallito, e questo lo dimostra anche il fatto che in merito alla questione dei roghi tossici, ad esempio, sono aumentati, lo ha detto il vice ministro, insomma il commissario dei roghi, che sono aumentati del 26% anche i roghi dei rifiuti solidi urbani. Ciò significa che il piano dei rifiuti è fallito, ed è fallito anche la legge, è fallita anche la legge 14 del 2016, quindi la legge sul riordino dei rifiuti, che prevedeva azioni concrete per i piani comunali alla raccolta differenziata. La Regione Campania non è stata in grado di mettere anche rete ai comuni sulle varie azioni strategiche,